Vaikunta è un termine sanscrito che significa senza paura, privo di ansietà. È la paura, infatti, a condizionare la stragrande maggioranza dei nostri comportamenti. Paura di non riuscire a realizzare un progetto, paura di non avere garantiti i comfort fisici e psichici che riteniamo indispensabili, paura di non essere amati, paura di morire. Così, in realtà Vaikunta non è un luogo fisico, bensì un luogo della coscienza, uno stato di coscienza. Il percorso di conoscenza ed educazione del cane offre innumerevoli opportunità di far emergere argomenti che, se sapremo comprendere in un orizzonte di senso ampio, si riveleranno utili a definire il nostro ruolo, le nostre responsabilità, la nostra identità e infine a liberarci dalla paura. La buona relazione fra cane e padrone, l'educazione e l'ubbidienza del cane saranno una naturale conseguenza di questa ritrovata condizione e impareremo a considerare il cane come un preziosissimo strumento di evoluzione a cui rivolgere la nostra riconoscenza e gratitudine. Con questo auspicio ho battezzato il luogo in cui vivo e lavoro Casa Vaikunta. Con questo orientamento e questo ambizioso obiettivo propongo e svolgo i miei corsi di conoscenza ed educazione del cane.